Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi parleremo della guida completa alla settimana numero 4 di Fortnite. Una settimana ragazzi davvero interessantissima perché tra le varie sfide molto particolari che troveremo, dove parleremo ad esempio delle varie location dei tiri a segno, vedremo anche la posizione esatta del nuovissimo stendardo segreto. Sì, ragazzi, questa settimana non verrà data una stella bonus, ma verrà dato uno stendardo da utilizzare, se preferiamo, nel nostro Battle Royale. Quindi ragazzi, ve lo ricordo, ogni settimana, qualche minuto prima dell'inizio delle sfide, trovate il mio video con la guida completa sulla settimana che sta per arrivare, in modo da aiutarvi a farla nella maniera più veloce, quindi a sbloccare il pass battaglia, i livelli, in maniera più veloce e di utilizzare gli oggetti bonus che sbloccherete. Vi ricordo, mi raccomando ragazzi, un bel like se vi piace questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella ragazzi. Quindi ragazzi andiamo subito a vedere quali sono le sfide di questa settimana. Sfida numero 1, elimina i nemici nelle aree corrotte. Quindi le rune in poche parole. 5 nemici, colpisci 3 bersagli nelle zone di tiro a segno. Usa un portafort o un forte portatile in partite separate, 5 partite anche qua. Balla in diverse location, suona i campanelli delle case con un nemico all'interno, apri le scatole di munizioni in diversi luoghi e atterra in diverse location indicate. Quindi ragazzi andiamo subito a parlare della prima sfida, quella di aprire le scatole di munizioni in diversi luoghi. Non c'è molto da dire, è sicuramente una sfida facilissima, una delle più facili della settimana e come consiglio vi dico di giocarla insieme alla sfida atterra in diverse location. In questo modo, ragazzi, potrete fare due missioni contemporaneamente. Voi atterrate, cercate anche una cassa di munizioni e la situazione è già fatta. Ma avanti ancora velocemente, ragazzi, parlando di una missione nuovissima, mai vista prima, ragazzi, e ovviamente inerente ad Halloween, quindi al mega evento del Fortnitemer che sta per arrivare. La missione dice di suonare i campanelli di diverse case con un nemico all'interno. Innanzitutto, ragazzi, vediamo subito quali sono le case che hanno il campanello e quali no. Allora, easy. Quelle che hanno le decorazioni di Halloween hanno il campanello. Anche alcune case che non sono decorate hanno il campanello. Mentre praticamente quasi tutte le case diroccate non ce l'hanno. Quindi non perdete neanche tempo ad avvicinarvi alle porte. Un consiglio che posso darvi per questa missione è ovviamente giocarla in modalità single mode, quindi in solo, e quando atterrate nelle location che hanno più case, quindi potrebbe essere, fatemi pensare un attimo, Corso Commercio, Boschetto Bisunto, Parco Pacifico, sì, potete provare anche a Palmetto Paradisiaco, siate gli ultimi a scendere con il vostro paracadute o comunque uno degli ultimi giocatori. In questo modo vedrete già dove sono i vostri nemici in modo da poter schiacciare il campanello. Per schiacciarlo è semplicissimo, basta che vi avvicinate e premete il tasto che utilizzate per raccogliere gli oggetti. Vedete se vi dà la sfida e poi, alla peggio, ricordatevi la cassa di munizioni e di killare il nemico. Avanti ancora ragazzi con un'altra sfida davvero molto molto interessante, che è quella appunto di eliminare i nemici nelle aree corrotte. Sono praticamente le aree quelle dove ci sono le rune, i crateri, le pietre oscure. Anche qui ragazzi non c'è molto da dire, ma vi do due consigli che secondo me sono assolutamente fondamentali per poter fare questa missione nel migliore dei modi. Innanzitutto ragazzi fatela come prima missione. Per un motivo molto semplice,
Diciamo che i primi giorni troverete sicuramente gente che scende alle aree corrotte, ma poi sarà molto più difficile che trovate qualcuno che scende in queste zone, perché sono più frequentate ovviamente le location più grandi e le città. Quindi ragazzi, cercate di atterrare nella zona corrotta più vicino a dove sta scendendo, dove sta passando il bus della battaglia, e ovviamente siate veloci a recuperare subito il chest o i chest che ci sono, siate i primi a prendere le armi, dopodiché avrete praticamente la vittoria facile, perché non ci saranno altri avversari che potranno ottenere le armi, visto che non ce ne sono altre al di fuori dei chest. Giocatela, mi raccomando, in solo. Andiamo avanti ragazzi e parliamo di una delle sfide più importanti di questa settimana numero 4, penultima settimana prima di passare la metà della season 6. Stiamo parlando ragazzi dello stendardo bonus, quindi la missione bonus che ci regalerà un nuovo stendardo da utilizzare se volessimo sostituire il nostro. Dov'è lo stendardo? Dov'è? Lo volete sapere? Dai ragazzi, mi raccomando, un super like, iscrivetevi al canale e andiamo a crocevia del Ciarpame ragazzi. Più precisamente dobbiamo avvicinarci all'ama di metallo, quello che è praticamente alla fine della mappa. Indicativamente la zona precisa non la sappiamo, ma sappiamo che si troverà in cima a questo lama, quindi guardate nelle sezioni piatte del lama e sicuramente in pochi secondi troverete lo stendardo. Vi ricordo ovviamente che per fare questa missione dovete prima aver completato tutte le 7 missioni precedenti. Avanti ancora ragazzi, parlando di un'altra sfida davvero semplicissima di questa settimana numero 4, che è quella di utilizzare dei portafort, quindi dei forti portatili in partite differenti, 5 per la precisione. Quali consigli posso darvi ragazzi? Innanzitutto di giocare in 50 versus 50. Perché? Perché è molto più facile che venga lootato praticamente quasi tutta la mappa dai giocatori, e cercando o voi stessi nel loot o comunque nel loot dei nemici uccisi o dei compagni caduti, c'è una fortissima probabilità che possiate trovare il portatile, e quindi basta che lo tirate e vi assegnerà un 1 su 5. Vi ricordo anche ragazzi di guardare nei distributori automatici, soprattutto quelli blu, quindi quelli rari, perché spesso e volentieri c'è dentro un portatile, lo acquistate, lo tirate e piano piano completate la missione. Ovviamente non dedicateci troppo tempo, pensate prima alle altre e vedrete che mentre giocherete li troverete senz'altro. Avanti ancora ragazzi, e parliamo della sfida di approdare in diverse location. Facilissimo, niente assolutamente da dire ragazzi, non dobbiamo scervellarci per capire cosa fare. L'importante è che vi ricordiate, quando approdate nelle location, di aprire anche una cassa di munizioni. Quindi ragazzi, come vi avevo già detto all'inizio del video, farete 2 missioni al prezzo di 1. Ma arriviamo davvero ad una delle sfide più interessanti di questa settimana, che è quella di utilizzare, di colpire i bersagli delle varie zone di tiro a segno. È una missione molto simile che abbiamo anche visto, leggermente diversa, nella scorsa season, dove dovevamo attivare e colpire le macchine del lancio del piattello, vi ricordate ragazzi? Dove sono queste zone di tiro a segno? Innanzitutto come si fa? Andiamo nella prima, che è quella vicino ai magazzini muffiti. Dovete, ovviamente lo riconoscete da questo cartello molto chiaro, dovete mettervi sulla pedana di tiro. Vi consiglio ovviamente di avere una pistola, una R, lasciate perdere il fucile a pompa che non ha molto senso, va bene anche il cecchino, ma è più sbrigativo con le altre armi, anche una mitraglia ovviamente, e dovete guardarvi intorno e noterete i bersagli. Ne colpite qualcuno, vi dovrebbe dare la missione e
potete poi spostarvi sulla prossima. Dopo aver visto quello di Magazzini Muffiti, andiamo ad est di Rapide Rischiose. Come vedete qui ce n'è un altro, avanti ancora a Bosco Blaterante troviamo anche il terzo tiro a segno, vicino alla pista dei go-kart, quella un pochettino più datata rispetto all'ultima che è uscita, al villaggio dei Vichinghi, e l'ultimo invece lo troviamo tra Parco Pacifico e Crocevia del Ciarpame. Quindi ragazzi, arriviamo finalmente all'ultima sfida, anche questa niente di eccezionale, niente di esagerato, dove dobbiamo danzare in diverse location. Che dire, atterrate, fate il vostro balletto, cercate la vostra scatola di munizioni e le missioni vengono fatte praticamente da sé. Io vi ringrazio tantissimo ragazzi per aver guardato questo video, mi raccomando un super like se vi è piaciuto, mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. Noi ci vediamo in live, ciao!